Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Oggi non si può che parlare della bull run di Bitcoin in corso con tutta la sua forza e tutti i suoi volumi, soprattutto che hanno raggiunto dei record biennali più o meno come volumi in settimana. Questa bull run è molto meno effimera delle scorse, che sono durate poco infatti. Perché? Perché finalmente abbiamo l'inizio della costruzione di una struttura bullish su un time frame anche medio-lungo. Perché? Perché se mi seguite sempre nelle analisi lo sapete, avevamo tenuto d'occhio come appunto innesco di un bull market di più lunghi orizzonti, insomma più lungimirante, più duraturo, la chiusura di una candela settimanale sopra lo high precedente, quindi il massimo del ciclo precedente, che era intorno ai 6.500-7.000. Insomma, abbiamo ottenuto ampiamente questo traguardo e questo ha posto le basi per l'appunto per un nuovo inizio, lasciatemelo dire. Ovviamente necessiterà di conferma, però ha infuso tantissimo pensiero positivo, tantissimo sentiment bullish per l'appunto nel mercato. È, lasciatemelo dire, un momento storico per Bitcoin, perché non accadeva da fine 2017 il vedere un higher high su un time frame di questo tipo, e quindi abbiamo visto insomma come c'è stato un cambio di sentiment totale, un'inversione a U proprio. Quindi oggi ci concentriamo su questo movimento in atto e soprattutto su come evitare gli errori principali che vengono da fare in presenza di movimenti così repentini che lasciano per molti poco tempo per pensare e spingono la parte meno razionale di noi ad agire magari anche contro la nostra volontà e senza che ce ne rendiamo conto. E la FOMO qua è da tagliare fuori, bisogna stare attenti a non fare ragionamenti del tipo perdere il treno, che sono assolutamente nocivi per i trader e per gli investitori e portano a perdere soldi nella maggioranza dei casi. Oltre a questo, ovviamente andremo a vedere supporti, resistenze, livelli chiave, faremo qualche proiezione, cercheremo di capire dove è più ragionato aprire posizioni oppure no, di che tipo, in che ottica, insomma le nostre solite analisi. Oltre a questo daremo un'occhiata alle news, perché importantissimo, ci sono anche news su BACD, quei famigerati futures che sono un po' il Godot che tutti quanti stiamo aspettando da tanto tempo nel mondo delle cripto. Erano stati annunciati già nel 2018, dovevano arrivare, poi sono ritardati un po' per via di, dicono loro, ritardi nell'ottenere le certificazioni da parte dei regolatori. Insomma, sappiamo bene che per fare le cose per bene è necessario tempo, ci può stare. Fatto sta che la data che hanno comunicato oggi stesso è luglio. A luglio dovrebbe iniziare l'operatività sui loro contratti futures, che vi ricordo sono collateralizzati in Bitcoin, quindi consentiranno, diciamo così, l'acquisto effettivo di Bitcoin da chi acquista il contratto, però in verità poi custoditi in un vault, diciamo così, di proprietà di BACD. Tuttavia muoveranno il mercato perché consistono effettivamente nell'acquisto e nella custodia di Bitcoin. Oggi andiamo un po' a vedere queste news, questo annuncio di oggi, che cosa dice, da qualche specifica sui contratti e spiega alcuni aspetti che magari prima erano stati trascurati. Prima di iniziare vi ricordo innanzitutto di iscrivervi al mio canale Telegram, mi raccomando, è porte aperte a tutti, ci sono un sacco di notizie, grafici, soprattutto analisi, posizioni che mi vengono in mente, pubblico un sacco di cose, chi c'è dentro già lo sa, siamo quasi in 1000 dopo poco più di un giorno, quindi mancate solo voi, rimanete sempre sul pezzo, anche lì c'è veramente tanto materiale, mi impegno il più possibile per condividere tutte le idee che mi vengono in mente inerenti grafici e non solo. Inoltre, se apprezzate sempre i miei contenuti e i miei video, per favore lasciatemi un bel like a questo qui, che così mi incentivate sempre a continuare a produrre. Vi dico un segreto, incentivate anche Bitcoin a continuare a salire. E iscrivetevi al mio canale, cliccate la campanellina, che così rimanete sempre sul pezzo anche su YouTube, ricevendo una notifica ogni volta che esce un mio nuovo video. Tra parentesi, tra poco uscirà il mio corso full optional, diciamo così, da 0 a 100 sul trading, soprattutto sugli aspetti meno considerati come risk management e position management, e ovviamente completamente gratuito e caricato qui su YouTube, quindi non vorrete mica perdervelo, direi proprio di no. Detto questo, basta chiacchiere, andiamo a vedere mercato, grafici e notizie su BACD, tutto bello bullish, seguitemi.
Inizio volutamente dal time frame settimanale, proprio perché è su questo che siamo andati ad individuare la nuova struttura di mercato, l'inversione della struttura di mercato. Come mai proprio il time frame settimanale? Perché, a mio parere, per mia esperienza, è un'ottima via di mezzo, diciamo così, tra breve, medio e lungo periodo, incentrandosi di più in realtà sul medio-lungo periodo, essendo un time frame abbastanza ampio, per comprendere i macro movimenti in corso su Bitcoin. Quindi, una volta compresa la struttura di mercato in corso, quindi se è bullish oppure bearish sul lungo periodo, si può scendere di time frame passando al giornaliero e magari per gli scalper anche meno, e riuscire a impostare un'operatività più sensata e più diciamo trend follower, quindi che non vada contro la tendenza ma che la segua. La tendenza come la vado ad individuare? Allora, io ve lo dicevo, parto da un time frame abbastanza lungo come può essere il settimanale e vado a vedere semplicemente i massimi e i minimi. Quindi se abbiamo dei lower highs e lower lows, quindi massimi e minimi entrambi decrescenti, semplicemente abbiamo un trend decrescente e andrò a cercare un'operatività short sui time frames inferiori, altrimenti saprò che sto andando contro trend con tutti i crismi del caso. Quindi se magari aprendo posizioni a più breve durata, più breve orizzonte temporale, ma sicuramente non andrò a dire compro qui per holdare, perché so che il mercato sta scendendo e quindi andrei a farmi del male con le mie stesse mani. Al contrario, quando vedo che la struttura di mercato è bullish, quindi che abbiamo dei massimi e minimi crescenti su un time frame abbastanza ampio come quello settimanale, sono più sicuro invece a prendere posizioni long, quindi di acquisto, a entrare nel mercato anche con un orizzonte temporale più ampio. Perché? Perché sto seguendo comunque il trend e non ci sto andando contro. Di contro, l'operatività short la manterrò solo per quelle condizioni di ritracciamento che vorrò andare a cogliere, vuoi per coprire tramite degli hedging la mia posizione long che ho invece impostato sul medio periodo con degli short più sul breve, appunto come vi dicevo, per andare a approfittare anche dei ritracciamenti tra un impulso rialzista e l'altro, oppure in quei casi particolari in cui io voglio fare scalping, operazioni di breve, che però ecco non sono cose da tutti. Quindi io oggi mi voglio concentrare di più sui macro movimenti per dare un'idea di come il trend sta cambiando per davvero, perché fino a poche settimane fa sì, c'era la volontà di salire, si vedeva un po' che arrivavano i primi buyers, però eravamo ancora in downtrend a tutti gli effetti, fin tanto che non violavamo questo massimo che vedete è dato da questa zona. Io ho deciso di identificarlo con questa zona perché è la zona a maggior volume scambiato, il cosiddetto point of control, vedete? Si identifica qua nell'intorno dei 6.500. E ho tenuto, diciamo così, per dare un'impostazione grafica leggibile, massimo e minimo, il massimo i 6.700, si può arrotondare fino a quasi 7.000 volendo, ma in realtà un po' meno, e il minimo all'incirca 6.100 o poco più. Ecco, questo cluster, che definisco cluster appunto quell'area in cui il prezzo si muove con candele non troppo grandi, quindi un'area contenuta appunto in cui il prezzo si muove per lungo tempo, in questo caso stiamo parlando di mesi, quindi direi che la significatività è data, e con massimo e minimo che è più o meno appunto quell'intervallo in cui il prezzo si muove, tenendo conto delle aperture e le chiusure, quindi io le shadows di solito le lascio un po' fuori. Questo va a settare quindi il massimo precedente, che non è un vero e proprio massimo, però in realtà appunto è un cluster, come vi dicevo, proprio perché il prezzo prima di fare il breakdown seguente, quello che ha portato dai 6.500 ai 3.000 quasi, ha fatto un bel accumulo di lunga durata, quindi dando ancora più rilevanza a quest'area di prezzo. Ultimamente, in questi giorni proprio, siamo riusciti a bucarla e a chiudere una candela settimanale in maniera pulita proprio sopra ad essa, e non a caso questo è stato accompagnato da un record di volumi che, guardate, è la settimana con i volumi più alti. Qua è BitMEX, che è l'exchange che muove in assoluto più volumi, è un exchange di futures anch'esso, a parte questa settimana del 23 luglio 2018 che ha mosso volumi disumani anche lei, ma senza comunque riuscire
a tracciare un higher high, vedete abbiamo fatto un lower high qua rispetto a questo. In questo caso invece abbiamo fatto un higher high chiuso quindi sopra il cluster e chiuso in maniera pulita, quindi non è che ci abbiamo chiuso dentro, che sono quelle situazioni un po' ambigue, no, abbiamo chiuso in maniera pulita fuori da questo cluster. La candela settimanale seguente, che è quella iniziata oggi praticamente, sta dando segni anche di continuazione rialzista, quindi se poi chiudiamo anche un'altra candela settimanale così, facendo un altro higher high sul breve, in questo caso vedete parlo di time frames più bassi, è una conferma ulteriore, quindi possiamo dire per davvero di aver finalmente invertito quel lungo downtrend iniziato a fine 2017. Quindi questo per farvi capire il primo segno di inversione di trend primario. Io chiamo trend primario quel macro movimento, diciamo così, di lungo periodo, quindi il mercato come si muove con un orizzonte temporale lungo, ok? Quindi questo movimento qui non era ancora un'inversione di trend primario, perché era ancora un fisiologico ritracciamento del downtrend in atto, fin tanto che appunto non si creava un higher high. Adesso mancano soltanto due segni alla costruzione completa della nuova struttura, che sono il ritracciamento e la costruzione di un higher low, quindi voglio un minimo maggiore di questo, maggiore di 3100, che è il minimo locale, e infine un altro higher high rispetto a quello che stiamo facendo adesso. Quindi per disegnarvelo, supponendo che iniziamo a ritracciare, di già vorrei vedere una cosa di questo tipo e poi di questo tipo. Vedete, abbiamo l'higher high, che adesso scusatemi la pessima calligrafia, però è per farvelo capire. Poi abbiamo l'higher low in questo punto e poi infine un altro higher high qua, ok? Bene, e quindi questa è una struttura di mercato bullish. Come si opera in queste situazioni, che è la cosa che ci interessa di più sicuramente? Chiaramente, avendo una struttura di mercato sul lungo periodo bullish, si predilige i long, come vi dicevo prima, quindi è aperta la caccia al long. Come faccio ad aprire un long ragionato? Ecco, quello che faccio io, che ho intenzione di fare io, è attendere il ritracciamento, che mi immagino già la reazione di molti: sì, aspetti il ritracciamento, arriviamo a 10.000 e poi perdi il treno. Ecco, questo per me non è modo di ragionare, perché il trading è strategia, uno deve avere una propria strategia. Quindi sapere come vuole gestire le posizioni, magari mischiandole. Io vi ricordo aperta già una posizione in Ethereum perché ho chiuso in stop loss uno short che avevo su Bitcoin. Pensate che folle che ero. Però faceva parte di una strategia, e questa è la cosa importante. Non bisogna alla cieca dire compro al bottom perché io compro 3.000 perché sicuramente 3.000 è il bottom. Ma chi te lo dice? Finché non si verifica il movimento non lo puoi sapere. Non c'è un oracolo che ti dice 3.000 è il bottom. C'è gente che è riuscita a comprare a 3100, 3200, ma per me, cioè, io lo chiamo colpo di culo, adesso con tutto il rispetto ovviamente, ma non si può predire qual è il minimo. Cioè, io ammiro molto chi è riuscito a comprare a 3200, complimenti, ma è stato un colpo di fortuna, diciamocelo, non era evidenza di nessuno. Cioè, uno può avere una strategia di accumulo, che quindi frammentare ingressi durante la discesa, ok? Uno può seguire il trend e quindi magari aver individuato questo pattern triangolare e aver acquistato immediatamente al breakout, però, perché non c'è stato nessun ritracciamento, quindi doveva entrare qui immediatamente in preda alla FOMO, che anche quella può essere un'azione sconsiderata per qualcuno e pianificata per qualcun altro. Però dire io so che 3200 è il bottom non esiste, non è trading, è scommettere. Magari una volta ti va bene, la volta dopo ti va male, hai già perso tutti quanti i gains. Quindi occorre impostare una strategia, riuscire a leggere il trend, a seguirlo con i movimenti ovviamente in atto. Quindi per me la posizione giusta è cercare di intercettare, permettetemi il termine, l'higher low. Ovviamente anche in questo caso non si può predire dove sarà l'higher low e quindi individuare un'area di ritracciamento sensata e soprattutto posizionare uno stop loss laddove quell'area di ritracciamento si dovesse rivelare troppo alta per proteggere la posizione, ok? Quindi io ho ipotizzato ad esempio un entry qui che poteva essere in questa zona qua con uno stop loss qua sotto.
Chiaramente quando evidenzio una zona di ingresso così ampia, cioè lo sottolineo ma penso sia abbastanza inutile dirlo, intendo che le posizioni poi si frammentano un po', ad esempio in quattro entries, supponiamo, tutte equidistanti, un quarto, un quarto, un quarto e un quarto in questo rettangolo, giusto per riuscire a coprirlo tutto, ma ovviamente non si fa un entry unico perché altrimenti perde di senso il discorso proprio dell'area, poi è arbitrario in quanti frammenti appunto spezzare la posizione. Questo tra l'altro lo devo colorare in verde, me ne accorgo ora perché è stato bucato e quindi attualmente su timeframe settimanale è diventato un bel supporto, fin tanto che regge chiaramente. Qual è il senso di questa posizione? Ma semplicemente l'andare a cercare come zona di entry, quindi di papabile low del ritracciamento, una zona dove si verifica la cosiddetta confluenza di più fattori. Cosa significa? Significa che, ad esempio, si trova in quell'area lì sia un'accumulazione, quindi una lateralizzazione tra due impulsi rialzisti, come è in questo caso. Infatti, se guardate, abbiamo l'unico movimento di accumulazione tra l'impulso rialzista dopo il breakout dal bottom, dalla struttura di bottom, all'impulsone che c'è stato nelle ultime settimane, e è una zona ampia. Certo che è una zona ampia, perché è veramente difficile quando abbiamo dei movimenti così repentini riuscire a definire un intervallo ristretto e ben definito, ecco, quindi compatto, dove si può localizzare un ritracciamento grazie al discorso dell'accumulazione. Conviene sempre ampliarla un po', perché già stiamo guardando un'area che, se insomma la contestualizziamo secondo Fibonacci, andando a prendere dal minimo al massimo, è un'area discretamente in basso, perché si trova intorno al 61,8, ma anche un pelino sotto, ok, è distribuita principalmente sotto, e quindi ampliarla un po' aiuta a non perdersi, a non rischiare di perdersi tutti quanti gli entries. Come vi dicevo, confluenza, perché oltre al discorso della lateralizzazione abbiamo anche un altro fattore, e l'altro fattore che a me piace molto considerare è proprio Fibonacci. Quindi vedete, se noi impostiamo Fibonacci dal breakout, quindi dall'inizio, dall'innesco del movimento, al suo culmine, che per adesso è qui, poi ovviamente nel caso in cui dovessimo continuare in estensione senza ritracciare dovremmo ricalcolare tutto quanto, andiamo a vedere come appunto si configura quell'area che per noi è tra il 61,8 e il 78,6, il ritracciamento ottimale dal punto di vista di risk reward. Attenzione, il 61,8 e 78,6 vale come ritracciamento da un movimento concluso, quindi potrebbe succedere che andiamo avanti, ritracciamo un po' e poi pam, ripartiamo di nuovo, magari ritracciando giusto del 23,6 o del 38,2. Perché? Perché siamo ancora in pieno movimento rialzista, significa che non si è concluso il movimento. Un ritracciamento di questa portata significa un ritracciamento di un movimento compiuto, ok? Quindi esaurito. Cosa significa? Che vedo che iniziano a verificarsi contromovimenti ribassisti, con magari sul giornaliero delle candele engulfing rosse che lo innescano, e un po' di volumi che inizialmente abbattono il culmine del trend dell'impulso, scusate, finito, e poi i volumi in rilassamento con il continuo del movimento, del contromovimento ribassista, fino ad arrivare in una zona in cui i buyers si riscatenano e riparte di nuovo un impulso rialzista accompagnato da volumi, grazie appunto ai volumi di acquisto. E solitamente ciò avviene statisticamente tra il 61,8 e il 78,6 di Fibonacci. Inoltre ci permette di gestire bene lo stop loss tenendolo discretamente stretto, perché è vero, è bello dire ma sì, acquisto qui così non perdo il treno, sempre tra virgolette, però è altrettanto importante allora definire uno stop loss pertinente. Non posso acquistare qui e mettere lo stop loss qui, perché altrimenti per ottenere un risk reward di 1 devo avere come target almeno una zona, insomma, di distanza pari appunto tra l'entry e lo stop loss. Quindi attenzione a quello. Si può sì andare a impostare una possibile posizione su quest'area che è diventata supporto ed è un bel supporto, però allora devo mettere lo stop loss qui sotto e un target appunto
inerente alla posizione che ho inquadrato. Quindi io forse uscirei dal time frame settimanale e andrei sul giornaliero per prendere una posizione lì. Adesso cerchiamo di vedere cos'è che potrebbe essere sensato. Allora, devo cercare di inquadrare bene il grafico nello zoom giusto per non far troppa confusione. Allora, potrei mettere appunto un entry in questa area, uno stop loss in questo caso qui, qua sotto, vedete, sotto questi minimi, e un take profit, ad esempio, il primo potrebbe essere questo, il secondo questo e il terzo questo. Oppure un take profit qui che mi esclude il rischio e poi eventualmente lasciare aperta la posizione. Ma in realtà potrei anche evitare di escludere il rischio, perché se faccio una continuazione rialzista da qui, verosimilmente il trend ha voglia di continuare e tracciare nuovi massimi, e quindi potrei fare il primo take profit già da qua. Potrei già permettermi una, diciamo così, un chiudere un occhio in questo modo proprio a causa della forza del trend. Però attenzione che consideriamo sempre il fatto dell'essere in iperestensione, quindi non facciamoci prendere la mano da voler a tutti i costi acquistare per paura di perdersi il treno e perdere di vista il quadro generale, perché comunque il mercato spara e poi ritraccia, spara e poi ritraccia. Quindi riuscire a cogliere il macro del trend è la chiave per riuscire a ottenere il profitto maggiore. Quindi questo per quanto riguarda Bitcoin. Oggi non voglio parlare di Ethereum e delle altcoins perché non sono molto interessanti. Ethereum praticamente sta seguendo Bitcoin, quindi ne mima i movimenti con un po' di ritardo, come fa sempre di solito, e le altcoins è meglio lasciarle perdere. Oggi vi voglio parlare di Bitcoin, poi approfondiremo ovviamente nei prossimi video il resto. Vi volevo parlare infine di Bekt, perché è una gran bella notizia che sta, diciamo così, mettendo un sacco di confidenza nel mercato e nell'arrivo di capitali, come si può dire, istituzionali. Questo mito ormai del capitale istituzionale che arriverà, non arriverà, è già arrivato, chi lo può sapere. E praticamente, come vi ho detto prima, a luglio è stata definita la data di inizio dell'operatività. Ovviamente inizialmente si testerà un po' come il loro funzionamento e poi si lancerà una volta per tutte questi futures. Ce ne sono di due tipi: uno con daily settlement, cosa significa? Che ha scadenza giornaliera. È un future che praticamente ogni giorno si rinnova, quindi a fine giornata vengono trasferiti i profitti dai long agli short o viceversa, e si apre, diciamo così, una posizione sul future del giorno successivo di pari entità. Quindi conserva la posizione ma trasferisci i profitti giornalmente a quello che si chiama settlement. Il secondo è più standard ed ha una scadenza mensile, un po' come quelli che quelli della CBOE secondo me e CME sono a scadenza forse trimestrale, non ricordo, però diciamo che una scadenza mensile per un future è più standard che quella giornaliera. Il margine sarà dato dalla ICE Clear US, quindi è un ente regolatore che si occuperà appunto della marginazione, quindi dell'acquisto del collaterale in Bitcoin, che vi ricordo è in Bitcoin, quindi acquistano Bitcoin e li tengono in questo vault che devono proteggere, che garantiscono ovviamente, e hanno un fondo di rischio, diciamo così, che può essere rischio liquidazione o rischio furto, rischio hack, del quale Bekt contribuirà per 35 milioni. In realtà non ho ancora ben capito come è composto, però dicono, mostrando questo nostro contributo, mostriamo che noi ci mettiamo comunque la faccia, i soldi in particolare, per far capire che abbiamo interesse nel tenere tutto in piedi e ben funzionante. Il sistema invece di custody, quindi di custodia appunto dei Bitcoin stessi, sarà implementato sempre da Bekt, quindi i Bitcoin saranno di proprietà di Bekt a tutti gli effetti. Noi, acquistando questi contratti, avremo diritto, diciamo così, sulla una quota che però rimane lì, è nostra ma rimane lì, quindi non è che poi li ritiri e te li metti nel wallet, no, è un contratto su un collaterale che si trova lì e diventa come di nostra proprietà tra tante virgolette, però appunto sempre rimanendo in questo vault, che da un lato ne garantisce la sicurezza, perché la garantisce appunto ICE stesso e Bekt stesso, e dall'altro però ovviamente non sono i tuoi Bitcoin, è un discorso di trading di strumenti derivati, non stiamo comprando o vendendo Bitcoin ma contratti derivati, questo deve essere estremamente chiaro. Il fatto che
BECT è regolamentato secondo appunto gli enti finanziari degli Stati Uniti, che i futures saranno scambiati sugli exchanges federali, quindi anche lì regolati e tutto quanto, dovrebbe aprire ulteriori porte, perché di porte aperte già ce ne sono tanti di exchanges che offrono strumenti per le istituzioni, Coinbase stesso, tra l'altro, CBOE, CME, insomma, ce ne sono tanti, però ulteriori porte per i capitali istituzionali, con una startup che è appunto BECT, che si occuperà di gestire in maniera molto da vicino, quindi non magari come fanno altri, gestire quello e altri strumenti come appunto CBOE e CME, ma soltanto asset digitali, e quindi diciamo con un occhio di riguardo in più per la gestione particolare che questi assets richiedono. Io spero ovviamente che si rivelerà un successo, ma insomma solo il tempo ce lo dirà, vedremo che volumi muoveranno e che incentivo daranno agli istituzionali di operare tramite loro. Spero che questo update, questa analisi vi sia risultata di interesse. Nel caso ditemi cosa ne pensate, come vedete il movimento di Bitcoin, se vi aspettate un ritracciamento, se invece pensate che non ci sarà nessun ritracciamento, se pensate che io perderò il treno, insomma ditemi la vostra, che mi piace discuterne. Mi raccomando, vi aspetto anche su Telegram, che è molto molto importante, lì vi butto fuori tutto ciò che mi passa per la mente, quindi voglio più persone possibili. Invitate tutti quelli che conoscete, siete tutti gli interessati al Crypto World, vi voglio vedere lì e sul pezzo. Con questo vi faccio un carissimo saluto e alla prossima.